sì, ho trovato l'idea, innanzitutto l'idea di inserire una cucina, una scuola di cucina all'interno di una scuola di naturopatia mi è sembrata veramente molto interessante e soprattutto innovativa. E quindi penso che si possa sviluppare un ottimo progetto in questo senso. Io mi occupo di cucina naturale da ormai 10 anni e è nato tutto, diciamo, inizialmente un po' per caso, perché dopo aver cucinato durante gli anni dell'università per mezza Bologna, così, cioè c'era una passione, in questo senso intendo dire che c'era comunque una passione mia personale dovuta anche a un forte retaggio familiare, in quanto i miei genitori comunque sono dei ristoratori di lunga data, quindi una grande tradizione familiare anche legata alla costa, alla cucina della costa adriatica, e quindi che mi hanno trasmesso, e mi hanno trasmesso quindi una profonda passione che poi ho declinato però negli anni con i miei interessi legati tutto al mondo del naturale, quindi li ho declinati verso la cucina naturale, ed è quello. Sono gli argomenti che ho approfondito negli ultimi 10 anni, quando abbiamo aperto con Fabio a Colonnella, che si trova nella provincia di Teramo, un ristorante che si chiamava Esprit, chiamava perché ahimè ormai è chiuso, però è stata una bellissima esperienza, è stata un'avventura fantastica che ci ha portato veramente molto lontano, oltre ogni aspettativa, devo dire, perché abbiamo iniziato veramente da giovani, da ragazzi anche abbastanza incoscienti, invece siamo cresciuti tanto, poi questa esperienza si è conclusa e quindi ho continuato però con tutte le competenze che avevo acquisito nel frattempo quindi continuo a svolgere la mia professione di chef. Una parte importante di questo è quella diciamo, dell'insegnante, della docenza, e quindi la scuola di cucina, i corsi di cucina sono un argomento che effettivamente mi viene, cioè, che vedo che c'è molta attenzione verso i corsi di cucina, in particolare i corsi di cucina naturale.